Ritrovo Coach Cotroneo, ovviamente non posso non partire da quello che è successo lo scorso weekend per poi concentrarci sulla prima di campionato. Parlaci un po' di questa esperienza a Francavilla Fontana, dove sei stato anche premiato. Sì, è stata una giornata bella, divertente e anche profonda, sia per il significato, per aver ricordato una figura come Gianni Donzelli. E già solo questo basta per far capire quanto la città di Francavilla, ormai, questa è la seconda edizione, ma già si stanno la società si sta muovendo per la terza, per quanto conti per Francavilla appunto ricordare una persona come lui. Per me non l'ho mai nascosto, per me Francavilla è diventata una seconda casa, sono trovato benissimo, ho riabbracciato un sacco di gente e sono contentissimo per questo. Ci siamo anche confrontati con una squadra che mi vede in un girone molto 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 difficile, abbiamo fatto benino i primi due quarti, terzo e quarto quarto magari già con un amichevole nelle gambe nella settimana, il lavoro Qualche giorno prima, sì. fisico, sì, abbiamo già 2 giorni prima, mi pare, il viaggio è stato anche abbastanza relativamente lunga, alla fine è stata una trasferta siciliana lunga, ci siamo anche allenati, iniziati ad Una allenare marzala, per una insomma. marsala, iniziati con le trasferte, perciò bilancio sicuramente, sicuramente positivo, tanti spunti e già da oggi abbiamo iniziato a lavorare su quello che dobbiamo migliorare, ancora ce n'è strada da fare e la testa è settata già per sabato contro Capodorlando. Prima di campionato si gioca alle ore 19 al Palacalafiore, nuovo terreno di gioco contro una formazione neopromossa. Che gara ti aspetti? Ho visto poco, so poco ancora. Difficile la prima di campionato arrivare preparatissimi in questa categoria per cercare di trovare qualche video, qualche Anche fare informazione. i ranking sarà molto Anche sì, problematico. probabilmente sì, anche perché poi le squadre sicuramente, l'abbiamo visto anche l'anno scorso, cambieranno, muteranno qualcosa. Mi aspetto intanto che noi arriviamo preparati e pronti per questa partita, per questo esordio in una nuova struttura, giochiamo nel palazzetto di Reggio Calabria, nel palazzetto della Calabria, e quindi di questo dobbiamo essere felici e orgogliosi, che non è che capita a tutti poter giocare in palazzetti del genere, soprattutto nelle nostre categorie. Per il resto sono molto, molto tranquilli, i ragazzi stanno rispondendo bene in allenamento, non mi, come posso dire, non sono preoccupato tanto sull'aspetto del carattere e della prestazione. L'unica cosa è quella che dobbiamo continuare a lavorare. Non c'è altra strada per poter migliorare durante la stagione, è quella di continuare a lavorare. Stiamo cercando di ampliare il roster con qualche under e vediamo un po' anche l'obiettivo di riuscire a essere sempre più numerosi agli allenamenti, perché penso che dall'anno scorso dobbiamo prendere gli insegnamenti e riportarceli e non parlare più della scorsa stagione. È stata una stagione bellissima, dobbiamo solo prendere il buono e riportarlo quest'anno. Spero che tu abbia letto della candidatura di Coach Raga all'assemblea elettiva tra gli allenatori. Penso sia scontato chiederti se lo voterai. Anche perché un po' di colpe per trovarti qui sono anche le sue, insomma. Sì, sono tante colpe, sono sue, tante, tante. Beh, Pasquale, come posso dire, per me lo sanno tutti quanto è stato importante la mia crescita cestistica, ma soprattutto fuori dal campo, perché è stato un fratello maggiore per me. Non dico né zio né padre perché è troppo giovane per dargli questo titolo, è stato un fratello maggiore, mi ha aiutato in momenti molto difficili e quindi so il suo valore umano prima di tutto e penso che se lui ha deciso di spendersi in questa candidatura per poter rappresentare un po' tutti noi, penso che sia quasi d'obbligo, almeno il territorio calabrese, penso non abbia nessun dubbio di andare a perdere 10 minuti per andare a fare una votazione. È chiaro che quando si sente la parola votazione, diciamo che negli ultimi anni le percentuali al voto in Italia non è che siano altissime. Però una persona come lui sicuramente può far alzare dal divano tante persone. Io mi auguro che riesca il suo nome, il ricordo un po', perché ormai sono passate 6-7 stagioni che è fuori, che ricordo la sua candidatura smuova anche i ricordi delle zone limitrofe dove può essere speso il suo nome e che si riesca ad avere un rappresentante degno di questo nome per la nostra regione. Se dovessi creare un ranking della C unica, dove collochi la DR?
Mangiare le domande toste, capito? Sì, no, va bene. Campione alle porte, quindi Lo ci abbiamo so, un però sto attimino. cercando di fare le risposte equilibrate. Guarda, onestamente, penso che il nostro roster ad oggi sia un buon roster. Non è un ottimo roster, non è un roster scadente, un termine poi vale l'altro. Penso che dobbiamo continuare, come ho detto prima, a lavorare e provare a amalgamarci ancora di più e riuscire a far passare i nuovi un po' di concetti che probabilmente non abituati, perché poi si gioca, non è che tutti giocano allo stesso modo. Ti dico che sono fiducioso perché secondo me soprattutto sul lungo non mi aspetto una partenza sprint nostra, mi aspetto più una partenza diesel, un po' come è stato anche l'anno scorso, perché poi parliamoci chiaro, voglio dire, non è stato il merito mio riuscire a scavalcare un po', a risalire la china, è un po' merito di tutti e ci vuole il tempo e il lavoro. Poi se vuoi ti dico una cosa, secondo me 3 stelle e mezzo ce le puoi dare, Vabbè, vediamo, vediamo. dai. Contratteremo anche su questo. Un grande in bocca al lupo a te e ci vediamo sabato. Grazie, grazie, grazie Ciao, ciao, ciao. mille.